Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene. Cari amici, bentrovati in questo ultimo video. Siamo in tema Sanremo, siamo nella settimana del Festival di Sanremo e, se vogliamo, il festival che davvero costruisce l'identità e la tradizione musicale della nostra storia, della nostra cultura italiana. Può non piacere, può piacere, se ne parla tanto, ci sono sempre tantissime polemiche e allora noi cerchiamo di prendere anche oggi, anche da questa edizione, quello di cui possiamo imparare, soprattutto da un punto di vista psicologico. Ebbene, ho aperto questo video con il ritornello di una canzone davvero interessantissima della straordinaria cantante siciliana Levante, nome d'arte, tra l'altro molto bello, molto particolare. Lei racconta anche un simpatico aneddoto dei giochi della sua gioventù e la sua canzone Vivo, canzone davvero particolare. Aspetto con ansia l'anteprima di questa sera e probabilmente pubblicherò il video domani mattina, quindi ne parleremo a posteriori, soprattutto perché parla di un tema molto importante, soprattutto per il pubblico femminile, la depressione postpartum, che in realtà ovviamente va a coinvolgere anche noi maschietti in quella che è la cura della relazione. La Levante, questa cantautrice, appunto ha descritto come questa canzone nasce ancora quando era in ospedale, precisamente un mese dopo la nascita della sua prima genita, Alma Futura, se non ricordo male deve essere così il nome della bambina, tra l'altro un nome davvero molto bello e particolare. Questo pezzo, che nasce appunto dopo un mese dal parto, appunto alla fine, termine della gravidanza, e in questo mese la nostra Levante ha vissuto una caterva di emozioni, un tumulto, un cambiamento radicale della propria vita. E lei descrive benissimo la gioia di aver dato ovviamente alla vita, alla luce, sua figlia, ma allo stesso tempo quella depressione, quella paura, quell'ansia dovuta a un cambiamento radicale nella propria vita. Questa è una dunque canzone che ci incita alla ripartenza, alla rinascita, alla speranza di riprendere in mano la propria vita. E allora non posso che ovviamente augurarvi un buon ascolto e soprattutto lasciatemi nei commenti un vostro feedback se mai avete sperimentato la depressione postpartum, come avete vissuto voi la gravidanza a vostro tempo o quando appunto avete avuto la fortuna di diventare mamme o papà. Ovviamente la depressione postpartum è uno di quei disturbi, uno di quei problemi che riguardano, pensate, una donna su 5. Levante è stata davvero molto fortunata, infatti nel suo caso specifico credo che non possiamo neanche parlare di depressione postpartum, in quanto ha avuto un tempo ristretto, in quanto appunto stiamo parlando di un mese. Molto spesso, più delle volte, la depressione, per essere diagnosticata, parte da almeno un mese per protrarsi per 6 mesi e ovviamente poi anni nei casi più difficili o gravi. Che cos'è dunque questa benedetta depressione? Che cos'è la depressione postpartum? Come si può verificare, come può subentrare nella vita di una donna che appunto ha dato alla luce il proprio figlio? Quindi immaginate, in uno dei momenti più belli della propria vita. Ovviamente la depressione si caratterizza per una deflessione del tono dell'umore, un umore che diventa apatico, un comportamento che diventa passivo, no? Nel nostro immaginario la depressione è, ci immaginiamo la persona sdraiata a letto senza forze, senza energie. Questo ovviamente è uno dei sintomi più caratteristici. La depressione postpartum però può portare tanta irritabilità, tanta ansia, tanti picchi del nostro umore, anche uno sfasamento ovviamente ormonale nel corpo della mamma, la non accettazione ovviamente del proprio corpo e soprattutto la focalizzazione su ogni stato minimo del bambino, del neonato, la paura, una forte paura che il neonato possa morire o possa succedere
qualche cosa di grave. Tutto questo ovviamente può portare gravi scompensi, gravi forme di depressione o di malessere nella donna e ovviamente nella relazione che può avere con il proprio partner o nella cura, nell'attenzione del bambino. È importantissimo dunque accettare e saper riconoscere questo disturbo. Innanzitutto occorre, come abbiamo detto prima, fare un distinguo importantissimo nell'arco temporale. Entro un mese qualsiasi emozione proviamo, qualsiasi emozione, care mamme, provate, è del tutto normale. Ed ecco il ritornello di Levante che lo ribadisce. Vivo appunto come viene, vivo il bene, vivo il male. Se però queste forti emozioni o i sintomi che vi ho descritto prima può succedere che perdurino nel tempo, bene, ovviamente dobbiamo stare attenti e dobbiamo ovviamente correre ai ripari, quindi chiedere aiuto e ovviamente rivolgerci a chi ci può dare una mano. Ovviamente per quanto riguarda la cura del nostro bambino, del neonato, va fatto un distinguo interessantissimo. Noi ci preoccupiamo di non essere delle brave mamme, ci preoccupiamo di non essere all'altezza, di essere inadeguate, soprattutto se una donna ha avuto dei vecchi traumi legati al rapporto con i propri genitori o con la propria mamma. E quindi ci preoccupiamo, ci iperattiviamo nell'essere una mamma attenta, ci concentriamo sul fare dunque, andando a trascurare l'essere, l'empatia che deve caratterizzare i primi mesi di vita, ovviamente del bambino, del neonato. Quindi ricordiamoci sempre questa distinzione del curare ovviamente il fare, ma soprattutto l'essere, con l'empatia verso il bambino, verso il neonato. La cura e l'attenzione del proprio partner, quindi cari amici maschietti, anche noi abbiamo un ruolo importantissimo. Diventa fondamentale, in quanto se assistiamo, no, a delle difficoltà della nostra moglie, della nostra donna, dobbiamo occuparci di comprendere e mai giudicare il nostro partner. E quindi un elemento importantissimo nella depressione postpartum è proprio questo, la cura della relazione, sia ovviamente con i nostri cari, con i nostri amici, con i migliori amici, ma soprattutto del partner, che non deve mai giudicare la donna, la neomamma, ma comprenderla. È lì dove è necessario ovviamente rivolgersi ad un professionista che deve e può aiutarci a gestire queste emozioni, gestire questi stati mentali, ad accettarli e soprattutto a lasciarli andare. Come ci dice infatti Levante, è ok vivere il bene, ma è anche ok vivere il male. Infatti la depressione postpartum può portare ingenti sensazioni di non sentirsi all'altezza, di sentirsi inadeguati ad affrontare questa nuova vita, la nuova vita da mamma. Infatti un aspetto importantissimo è, ovviamente come ho detto prima, curare la relazione con il partner, ma anche circondarsi di persone che ci possano far sentire bene, quindi relazionarsi, aprirsi chiaramente con il proprio migliore amico, la propria migliore amica, parlare senza temere il giudizio, per poi piano piano e molto gradualmente ovviamente riprendere la propria vita lì dove l'avevamo messa in stand-by. Ormai il connubio mamma e donna in carriera non esiste più, ovviamente, non dobbiamo scegliere, ma possiamo avere entrambi. Certo, sarà leggermente più difficile o più impegnativo, ma sarà a noi, ovviamente, andare avanti e superare questa sfida, questa nuova avventura che è quello di diventare genitori. Ovviamente elaborare vecchie relazioni, le relazioni con i propri genitori, traumi magari legati all'infanzia o all'adolescenza. Come ci dice Levante con questa stupenda canzone, dunque, che ci dona speranza, ci dona la voglia di rinascita, di guardarci allo specchio e dire sì, sono vivo, sono viva e dobbiamo andare avanti, dobbiamo riprendere in mano la nostra vita. E dunque, come canta il ritornello
vivere la nostra vita come viene, perché è ok sentirsi bene, ma è anche ok sentirsi male. Tanto l'abbiamo detto tantissime volte, no? Le emozioni sono transitorie e quindi accettiamo e lasciamo andare anche periodi più bui per poi rinascere e ripartire alla grande. Ovviamente per il momento ci fermiamo qui, scrivetemi nei commenti, lasciatemi un bel pollicione per supportare il mio lavoro qui su YouTube e ovviamente ditemi che ne pensate, se avete mai vissuto la depressione postpartum, come l'avete affrontata, come l'avete superata, come quello che per voi è stato fondamentale, in modo tale che anche i vostri commenti magari possono essere d'aiuto a chi leggerà o chi frequenta il canale. Non mi resta che augurarvi, cari amici, una buona musica e noi ci vediamo al prossimo video.